Per questi luoghi, grazie alla fertilità delle terre che abbondano della coltivazione del grano, ma anche di ulivi e vigne, passarono pressoché tutti i dominatori della Sicilia. Siamo a Mussomeli, provincia di Caltanissetta. È il segno più evidente della presenza normanna che precedette quella sveva ed angioina è il castello manfredonico, costruito in epoca medioevale da Manfredi III di Chiaramonte. Da qui si domina la vallata e il borgo vero e proprio, circondato dalle costruzioni più recenti. In perfetta posizione difensiva, il maniero conserva l'architettura interna dell'epoca. Sala del trono, detta anche sala dei baroni, ambienti domestici e le immancabili segrete, con tanto di stanza delle torture. Perfettamente restaurato nel 2005, è uno dei meglio conservati della sua epoca e noto in tutta Europa. Se si scende nella piazza, il colpo d'occhio riporta ad un passato prospero e carico di storia. Puoi leggerla nelle lancette della torre dell'orologio che svetta tra le casette basse, e del 1500 e ancora oggi scandisce l'ora in paese. Nelle chiese, poi, c'è tutta la ricchezza del primo Rinascimento. La chiesa madre, dedicata a San Ludovico, è della seconda metà del XIV secolo. Scrigno di preziose opere datate tra il 1500 ed il 1600, tra cui questa splendida Vergine in legno, opera di Francesco Biancardi, il santuario della Madonna dei Miracoli è uno di quei luoghi che emanano spiritualità. Visitare Mussomeli è emozionante in tutte le stagioni, ma alla fine dell'estate il castello diventa teatro di una coloratissima sfilata storica. Dame e cavalieri affrontano la ripida salita per radunarsi nel cortile interno e condividere con il turista lo spettacolo dei mangiatori di fuoco che si alternano alle danze ritmate dal tamburo, esprimendo un pathos che ricalca la migliore tradizione medievale. E quando è buio fitto, il castello torna ad essere il punto di riferimento di tutto il feudo, come 700 anni fa. Buon viaggio!